a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare di questo Honor 9, il nuovo top di gamma di Honor uscito il 27 giugno 2017. Mi sono ricordata la data! È super sballuccio, dietro Erika che fa così. È super sballuccicoso ed è un vero top di gamma che mostra i muscoli. Ve ne parlo tra poco nella nostra video recensione. Honor 9 è caratterizzato da un design elegante e da materiali pregiati. Il display è un IPS LCD da 5,15 pollici con risoluzione Full HD, mentre sotto la scocca troviamo l'ormai famoso Kirin 960 di Huawei, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Non manca il supporto alla doppia SIM, la connettività Wi-Fi, il Bluetooth 4.1 e l'NFC, mentre il connettore per la ricarica è un USB Type-C. Doppia la fotocamera posteriore con un sensore monocromatico da 20 megapixel e uno RGB da 12 megapixel, mentre quella frontale è da 8 megapixel. Il sistema operativo infine è Android 7.0 con Emotion UI 5.1. Eccolo qui Honor 9, come potete vedere è super sbarluccicoso e ovviamente super cattura impronte. Purtroppo il trattamento oleofobico non è proprio dei migliori, infatti io ogni volta mi metto lì a pulirlo come psycho che non sono, tra l'altro, Erika. No, no, ecco. No. Come potete vedere la parte retrostante? Si dice? Si dice. Ok. Come potete vedere la parte retrostante ha i bordi leggerissimamente stondati, assomiglia tantissimo al retro del Samsung Galaxy S7 dell'anno scorso. Invece se lo giriamo sulla parte frontale, magicamente assomiglia tantissimo al Huawei P10, perché abbiamo il tasto per il riconoscimento dell'impronta che è stato spostato dalla parte posteriore. Se ricordate, Honor 8 aveva un pallino qua dietro, invece adesso lo abbiamo, è stato modificato in ceramica ed è sulla parte frontale. Inoltre qua ci sono i due tastini, non si vedranno mai nella vita. Ah no, guarda, hanno questi piccolissimi LED che si illuminano e sono impostabili, vedete? L'altro LED di notifica invece è stato inserito qua dentro all'interno della capsula auricolare. Il vetro è fatto di 15 strati di vetro in grado di riflettere la luce in questo modo, accecandovi. Vi ricordo sempre che comunque le impronte rimangono senza ritegno. Invece per quanto riguarda la cornice, abbiamo una cornice totalmente in metallo che lo rende, devo dire, molto robusto. Come potete vedere il design non è nulla di speciale, di mai visto, anzi è un design anche abbastanza visto in altri smartphone, però è fatto molto bene, diciamo che la qualità costruttiva è davvero ottima. Altra cosa che mi lascia un po' perplessa, come potete vedere voi stessi, è la riflettenza. Infatti il display, quando esposto a una luce molto diretta, riflette tantissimo e diciamo che impedisce un pochino la visualizzazione sotto il sole, però la luminosità è davvero ottima e anche il display, nonostante non sia un AMOLED ma un IPS, devo dire che va molto molto bene. Altra cosa riguardante il display che mi ha fatto notare un gentilissimo collega è il fatto che il display è polarizzato in maniera verticale. Infatti se avete degli occhiali da sole polarizzati, sappiate che ciò che vedrete è più o meno questo, cioè niente. Una volta che girate lo schermo invece potrete vedere molto bene. Purtroppo non riesco a farvelo vedere, ma se avete degli occhiali da sole polarizzati potete verificarlo tranquillamente in qualsiasi negozio. Oltre al tasto centrale frontale abbiamo gli altri due tasti che non sono zigrinati, sono lisci, quindi niente, vabbè, sono lisci. Sulla parte in alto abbiamo il bilanciere del volume e in basso abbiamo l'accensione e spegnimento. Sulla parte bassa invece troviamo l'ingresso per la ricarica attraverso Type-C, il jack per le cuffie, che perché li mettete tutti in basso questi jack per le cuffie? Un po' vi odio. Sulla parte destra invece troviamo lo speaker mono che, a dir la verità, emette un audio anche abbastanza potente. Infatti ve lo faccio sentire subito, già che ci sono. Dove diavolo è Spotify? Eccolo qua. Hey,
avete potuto sentire, l'audio attraverso lo speaker è molto buono, ma attraverso la cuffia è ancora migliore grazie anche alla tecnologia Aisen di Huawei, che è totalmente impostabile, ma non ve lo faccio vedere perché non mi va. Così come le brutte persone. Sì, io sono una brutta persona. L'audio in chiamata e la ricezione sono decisamente buoni. Per quanto riguarda invece le prestazioni, questo Honor 9 è decisamente fulmineo. Le app si aprono molto in fretta. Se magari si vedesse anche lo schermo sarebbe una cosa molto più bella. Non dà nessun tipo di problema, anzi decisamente buono. Guardate qui, proviamo ad aprire Games Princess, che è il sito più bello del web. Ecco qua. Vedete come va senza nessun tipo di problema. Tac, 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 su, giù, dentro, dentro, fuori, no. Diciamo quindi che le prestazioni, grazie a Kirin 960, sono assolutamente ottime. Andiamo ora a vedere il reparto, il comparto fotografico. Eccoci qui. Allora, doppio sensore, come ci ha abituato Honor e Huawei negli ultimi tempi, quindi un sensore da 12 megapixel RGB, quindi che cattura il colore, e un sensore da 20 megapixel in bianco e nero, che serve per aumentare la profondità di campo. Fotocamera decisamente buona. Ecco, questa sono io con i filtri, quelli della super bellezza, ma non credete a quello che state vedendo in questo momento. Dopo aver venduto l'anima al diavolo. Fai silenzio. Ok, selfie sono molto buoni, appurato. La cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, devo dire tanto perplessa, è la qualità delle foto con scarsa luminosità. Guardate qui che grana che si vede. C'è un rumore assordante praticamente, e devo dire che per quanto riguarda questa parte è quasi peggiorata, perché Honor 8 io me lo ricordo molto molto meglio. Guardate qua, e non era totalmente buio, era una penombra. Mi lascia veramente veramente perplessa. Guardate qui in camera da letto, i dettagli scompaiono praticamente e lasciano spazio quasi ed esclusivamente al rumore. Ci sono rimasta un pochino, sinceramente me lo aspettavo molto meglio. Invece guardiamo le foto con la luce. Guardate questo bau che ho incontrato ieri pomeriggio. Ti devi girare. Chi è che ha tolto la rotazione automatica, eh? I dettagli secondo me sono molto molto buoni e ben definiti. Guardate anche il pilu, come ha fatto bene. È inutile che mi guardate strano. È il pilu, Ciao Bau! Pensavo fosse molto più vecchio questo Bau, dovrebbe avere più o meno 6 anni, so che non me ne frega niente. Ma la luce è gestita, a mio avviso, molto bene, ha un buon dettaglio. Diciamo che la fotocamera è buona, senza lode, senza infamia, mettiamola così. Anzi no, un po' di infamia ce l'ha nella parte in la parte, diciamo, con scarsa luminosità. Questo è un panorama della città di Milano. Boh, niente di che, a me non fa impazzire la fotocamera, stranamente era molto meglio, mi sembrava molto meglio quella di Honor 8, devo essere davvero sincera. Però diciamo, dai, per 399 euro, è comunque un'ottima fotocamera. Una delle opzioni che troviamo all'interno della fotocamera, scusate il mostro che è venuto qui, non so cosa gli sia successo, ma d'altronde l'ha fatto Erika, quindi probabilmente non era capace di farlo. Non è vero. Potete creare un modellino 3D assolutamente inquietante, io non dormirò più tutta la notte, anche Carlotta e Erika dopo che l'hanno visto. Potete scegliervi i capelli e tutto quello che volete, dovete girare semplicemente di 180 gradi intorno al volto del malcapitato per ottenere questo risultato qui. Poi ovviamente se volete gli cambiate gli abiti e tutte le altre cose. Oh, guardate, sto bene bionda, ma cos'è? Se volete creare i nuovi mostri, sappiate che c'è questa opzione nuova di cui non sentivamo tanto la mancanza. Grazie Honor 9 per avermi, ecco, mostruosa. Adesso che ho utilizzato Honor 9 un po' intensamente nella fase di scattazione delle foto, vi assicuro che il retro si è scaldato tantissimo. Non so per quale motivo si scalda di più in fase fotografica che di utilizzo intenso per qualsiasi altra cosa, quindi tenete conto di questo fatto.
fatti, non pugnette. Hai tanto mai in questo video, c'è di tutto, sì. Sistema operativo Android 7.0 Nougat e per quanto riguarda l'interfaccia è la solita MIUI 5.1 a cui ci ha già abituato Huawei con i suoi Huawei, ma anche dispositivi Honor. Dulcis in fondo, parliamo della batteria 3200 mAh che vi faranno arrivare tranquillamente a fine giornata con pochissima carica residua. Noi in questo preciso istante abbiamo un bel 50%, ma durante la giornata di oggi è stato utilizzato praticamente mai, però tenete conto che sì, con un utilizzo medio arrivate a fine giornata, con un utilizzo intenso nel pomeriggio fategli pure ciao con la manina, che addio, addio. Prima di concludere questo video però facciamo un piccolo riassunto di pro e contro di questo Honor 9. Innanzitutto abbiamo un design davvero curato, non è nulla di originale però è davvero ben fatto. Le prestazioni sono davvero e proprio top di gamma, Kirin 960 infatti mostra i muscoli e più o meno si comporta come il suo fratello maggiore, chiamatelo un po' come volete, come P10. Cugino. Cugino, vabbè, è uguale, parenti sempre sono. Il prezzo è davvero il punto forte di questo Honor 9, infatti è un prezzo piccolo, 449 euro, che però con i vari sconti, cashback e tutto il resto arrivate a 399 euro, però le prestazioni sono davvero top di gamma. E adesso tocca alle ta-da-da-da, che sono le note dolenti, ormai siete abituati a queste bellissime cose. Due sono i veri difetti di questo Honor 9, brighella, innanzitutto le foto al buio sono realmente meh. A dire la verità mi aspettavo qualcosa di meglio, qualcosa di meglio si dice? Sì, si dice. Ah, scusa. In realtà mi aspettavo qualcosa in più in merito alla fotocamera, soprattutto per le foto al buio, perché devo dire che quelle di Honor 8 erano davvero molto belle. Qui abbiamo delle foto al buio che sono bruttine, posso dirlo? Puoi dirlo. Grazie. L'ultima cosa che mi lascia un po' così, ve lo dico perché ho avuto una bruttissima esperienza col P10 che mi è caduto dentro a un secchio. Lo so, è una cosa tristissima, ho dovuto portarlo in riparazione. Quindi per quale motivo non fare degli smartphone waterproof, soprattutto perché Huawei avrebbe la potenza di farlo, abbiamo visto di persona come sono tutta la sede di Huawei in Cina e sappiamo che cosa possono fare, e ci domandiamo per quale motivo un telefono come questo non possa essere waterproof. Ripeto, se cade una volta nel bagno e non lo so, in qualsiasi altro motivo può cadere all'interno dell'acqua, ciao 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 telefono, va subito portato in riparazione. Quindi mi raccomando, i prossimi telefoni fateli anche waterproof. Direi che anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Qualsiasi domanda abbiate su questo smartphone potete chiedere tranquillamente a Erika, che non l'ha utilizzato e l'ho utilizzato io. Devi fare una fine orribile, Fiona. Lo so. Andate a vedere degli altri video che vi consigliamo perché siamo sicure che vi piaceranno, forse. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, tanti pollicioni, tanti like, tanti commenti, like e pollicione è la stessa cosa. Vabbè, comunque, tanti baci e tanti abbracci a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!